Allora, Presidente, un altro momento importante è qui a San Filippo dedicato ai giovani. Ma sì, sicuramente, anche perché ancora non si è spento l'eco di tutti i campionati, gli ottimi risultati dei campionati nazionali, che già si sta programmando la nuova stagione da parte di tutte le società, e ci sono anche quelle società che pensano al settore giovanile con questa manifestazione che ormai è diventato un classico nel panorama estivo della nostra provincia. Quindi un plauso agli organizzatori, in primis a Gavino Paulesio e alla società Peppino Cocuzza di San Filippo del Mela, che ha nel suo DNA proprio il dedicarsi ai giovani e l'interesse al settore giovanile. Per lei è sempre un grande piacere ritornare qui a San Filippo del Mela. Mi pare che già in precedenza l'ho detto, io mi sento a casa mia qui a San Filippo del Mela, sia dal punto di vista cestistico, ma anche dal punto di vista dei rapporti personali con tutti gli amici qua di San Filippo del Mela. Quindi per me non è un sacrificio, è un piacere stare qui e ricordare i vecchi tempi, le persone che magari non sono più fra di noi, ma che costituiscono proprio le fondamenta della pallacanestro della nostra provincia. In provincia la pallacanestro si sta muovendo, diciamo, alla grande, con Barcellona che un altro anno farà la B d'Eccellenza, Patti la C1, la PRL si sta attrezzando per fare un grande campionato, dunque una grossa responsabilità per lei che è presidente. Sicuramente, però dico, il lavoro dei dirigenti è sicuramente premiato. Qualche anno fa c'è stato un derby, un anno col derby in Lega 2 fra due squadre della stessa provincia, e non mi meraviglierei se ci fosse fra qualche anno un derby in Serie A fra due squadre della stessa provincia, perché il sano agonismo e la competizione fra le società porta a questo. L'importante è fare le cose con calma, con competenza, e credo che questo non manchi ai dirigenti, a tutti i dirigenti delle società della nostra provincia. Ritornando al settore giovanile, a che stato è in provincia questo settore giovanile? Sicuramente ci sono delle annate che promettono bene. Io ritengo che noi, e da qui approfitto di questo microfono per lanciare un appello, io credo che noi dovremmo fare le nostre società dovrebbero fare un ulteriore passo avanti, quello di consorziarsi a livello giovanile, perché così i migliori giovani possono giocare assieme, possono confrontarsi con squadre magari più forti di altre province, di altre regioni, ma tutto, senza questo perdere l'identità di appartenenza a una società. Ci sono tanti esempi in Italia ancora attuali di quest'anno, da diversi anni, che società della stessa area geografica si consorziano fra di loro, mettono insieme una grossa squadra, finito l'annata, finite le due annate, poi ogni giocatore ritorna alla società di appartenenza. Quindi io penso che questo sia un discorso che, così come è stato fatto bene nelle altre regioni, possa essere fatto nella nostra regione, e a me piacerebbe che fosse fatto nella nostra provincia, perché la nostra provincia, parliamoci chiaro, è la provincia pilota della Sicilia, e non solo della Sicilia ma di tutto il meridione. Quindi se dobbiamo primeggiare anche nel settore giovanile, questa è la strada da percorrere sicuramente.